l'idea di una città che ogni intervento che fa deve pensarlo collegato ad un altro, pensarlo collegato ad un insieme. Qui siamo in un posto straordinario della storia. Ricordo due cose. Uno, cos'era qualche anno fa? Qui non si veniva. Degrado era un posto off limits, barche affondate, degrado, inaccessibilità anche per le persone diversamente abili. Oggi questo è uno dei quattro interventi che abbiamo fatto nell'area del Ponte di Tiberio e Porto Antico. Il parcheggio, 300 posti, un parcheggio di attestamento, lasci la macchina, vivi il centro storico. Qui parte la Via Emilia, questo è un gioiello dell'umanità. Questo posto, abbiamo detto, era un posto assurdo, assolutamente degradato. Dopo il parcheggio siamo intervenuti con la piazza sull'acqua, anche lì un invaso abbandonato. Oggi fa anche piacere che qualcuno dice un po' con orgoglio riminese, sembra di essere a Central Park. Sì, con la differenza che Central Park non c'ha un ponte di 2000 anni. E poi un altro intervento, il camminamento sospeso. Vi ricordate tutti, quando si passava nei bastioni e vedevamo qualcuno che passava a piedi, temevamo persino, insomma, per la sua vita, cade, verrà investito. E oggi c'è questo camminamento sospeso che riprende i modelli che ci sono persino a Pompei, nei fori Traianei, camminamento sospeso. Devo ringraziare la sovrintendenza che ha fatto un lavoro straordinario. E poi ancora questo camminamento che collega le due sponde della città, la Castellaccia, il centro storico, con il borgo antico di San Giuliano, per arrivare in piazzetta Pirinella. Quindi un intervento organico che però sta dentro un'idea della città, perché collegato a questo c'è il recupero di Porta Gagliana e insieme a Porta Gagliana c'è la possibilità di arrivare con una pista ciclabile, ciclopedonale al porto. Quindi si collega la città del mare, la ciclabile, Piazzale Kennedy, dove invece che cemento ci saranno delle fogne che depurano le acque, un belvedere sull'acqua, quella piazza prendi, fai la bicicletta, arrivi a Boscovic, fai la ciclabile e arrivi su al Porto Antico, cioè dal mare entri nel cuore della città. Poi da qui il Parco Marecchi, arrivi a Lina Casa e poi Villaggio Primo Maggio. Ci saranno due rotonde, finalmente progetto esecutivo approvato, San Marino e Montescudo. Sotto ci sono dei passaggi ciclopedonali, quindi a Villaggio Primo Maggio vieni giù, arrivi alla cava, al Pala Congressi passi sotto Via della Fiera, ancora al Raggio Verde, Arco d'Augusto passi sotto, arrivi sulla Via Roma, passi sopra dove c'è un ponte, arrivi a Piazzale Kennedy dove c'è un belvedere. Da Piazzale Kennedy fai il giro Boscovic e torni qua. Cosa voglio dire? Che c'è un cuore centrale della città che verrà collegato con piste ciclabili che vengono, ci auguriamo, dal nuovo lungomare di Torre Pedrera, che qualcuno vuol far saltare ma noi difenderemo, e vieni ad esempio da Miramare con la ciclabile. Un intervento organico dentro un'idea della città. L'Italia è fatta così: polemiche, rancori, si scommette sul fallimento, si fanno gli esposti perché tutto rimanga com'era prima. Voglio ringraziare le donne, gli uomini del comune di Rimini. Molto spesso chi è dentro un comune è visto come qualcuno che non fa, vagabondo. Qui hanno messo cuore, passione e testa per dare qualcosa alla città, e le cose che rimangono durature sono più importanti delle polemiche. Tra un po' di anni i riminesi si ricorderanno che questo è stato un momento importante della città, perché abbiamo ricostruito il teatro, perché abbiamo liberato il castello. Questo vuol dire economia e turismo, perché sei i gioielli del Rinascimento, sei un teatro inaugurato da Verdi, sei un ponte romano. Queste sono le cose che il mondo chiede dell'Italia e noi le dobbiamo offrire a noi stessi per sentirci parte di una storia. Noi veniamo da lontano e quindi dobbiamo consegnare la città migliore a chi viene, e serve anche per offrirle a chi verrà da tutto il mondo, perché prima, se uno veniva a visitare il castello, vedeva la mia macchina parcheggiata, se voleva il teatro vedeva delle rovine, e se voleva il ponte di Tiberio c'era un invaso degradato. Ultime cose, quel ponte lì, quel gioiello, che è un gioiello dell'umanità, bisogna mandarlo in pensione. Io non riesco più a spiegare alla gente che viene da tutto il mondo come, ma qui passano le macchine tutti i giorni, 1000 macchine all'ora, sì. Ecco, allora cambieranno le abitudini. Gli interventi strutturali, un ponte, le ciclabili, le strade, servono anche per cambiare le abitudini. Chi usa la macchina passerà a monte e pagherà un prezzo di 1,5 km in più per arrivare dalla stessa parte, ma quel gioiello lì va pedonalizzato. Altro intervento, stiamo ripristinando il rivolo d'acqua che dal deviatore permetterà anche l'ossigenazione delle acque. Quindi una città che non è perfetta ma in cammino, e che con questo intervento restituisce a se stessa, al futuro e alla propria presente, un pezzo di identità straordinario.